Benvenuto a Catanzaro. In quale posizione di campo nella tua carriera hai fatto più reti e quindi dove ti piacerebbe giocare? Ma penso che il mio ruolo ideale per quelle che sono le mie qualità e le mie caratteristiche, credo che sia esterno alto a sinistra per poter venire dentro il campo a giocare col destro. Poi naturalmente sono a disposizione dei miei compagni e dell'allenatore, quindi quello che mi chiederà di fare cercherò di farlo nel migliore dei modi. Senti, le tue condizioni. No, fisicamente sto bene, abbiamo fatto. Sicuramente mi manca un po' il ritmo partita, però fisicamente sto bene, non ho avuto problemi in questa parte di stagione. Vengo da 6 giorni di ritiro a Catania col Crotone, dove abbiamo lavorato tanto, ma tanto tanto, e bene, e quindi fisicamente sto alla grande, spero di prendere il prima possibile il ritmo partita, perché è importante questo adesso. Senti, naturalmente per te questa di Catanzaro è una buona occasione, no? Crotone magari è rinchiuso dalla grande annata che stanno facendo i tuoi compagni di reparto, adesso però hai la possibilità di far vedere quanto vali, sia pure in una lega inferiore. Certo, Crotone è stato un po' il discorso che comunque la squadra si trova in questa posizione di classifica, è stato un po' dannoso tra virgolette per me, perché comunque sicuramente ora l'allenatore ha bisogno di giocatori che hanno molto più esperienza di me, che sanno gestire meglio i momenti e comunque anche la posizione di classifica, e per questo di comune accordo abbiamo deciso di andare altrove per poter esprimere per il restante tempo della stagione, ecco, le mie qualità. E qua ho sentito parlare benissimo della piazza, dell'ambiente, dell'allenatore, dei compagni di squadra, quindi per me è stato facile scegliere, e adesso appunto spero di entrare in campo il prima possibile per dimostrare quello che sono. Che difficoltà ti aspetti da un campionato che, da un girone che non conosci perché hai solo qualche esperienza in Serie C, ma soprattutto nei gironi Allora, io del penso nord? che il girone del sud sia un girone più difficile rispetto agli altri due, perché incontri situazioni, incontri piazze, squadre, tifoserie importanti, ed è un aspetto che secondo me nel calcio è importante, non è da sottovalutare, quindi credo che anche a livello ambientale sia un po' più difficile affrontare le partite, soprattutto quelle in trasferta. Però sono sicuro che se comunque la squadra potrà gioca bene, farà un buon calcio, si potranno ottenere ottimi risultati, anche perché manca tutto il girone di ritorno, quindi sono tante partite e tanti punti in palio, sicuramente. Senti, arrivi a rinforzare un reparto che forse è quello che in questo momento ha qualche difficoltà in più, no? Perché insomma, nonostante il Catanzaro alla fine stia andando bene, dopo un inizio, vabbè, l'avrei seguito, un inizio un po' difficoltoso, adesso le cose stanno andando meglio, però c'è un reparto appunto che è l'attacco che sembra avere qualche difficoltà, o segna Razzitti oppure non segna nessuno, no? Quindi a questo punto ti si chiede tanto anche a te, insomma, ti si chiede di essere una sorta di alter ego di Razzitti, cioè di segnare gol. Certo, vabbè, questo penso che sia il compito primario di un attaccante. Io, come ho detto prima, mi metto a disposizione dei compagni, perché non è importante se faccio gol io, fa gol lui, fa gol qualsiasi altro che dovesse giocare, non è la cosa importante, l'importante è poter vincere ogni partita e ottenere sempre dei risultati positivi, questo è importante. Poi naturalmente, personalmente parlando, spero di fare più gol possibili o comunque più assist possibili per portare a me comunque benefici, alla squadra soprattutto, perché c'è bisogno di questo. Hai avuto modo di parlare già con il mister? Col mister ho avuto modo di conoscerlo ieri quando sono arrivato, e oggi abbiamo parlato 10 minuti e abbiamo fatto un lavoro di forza stamattina, quindi abbiamo parlato più che altro della mia condizione fisica, di come stavo e di quelli che erano stati i lavori che ho fatto in ritiro, e oggi pomeriggio penso che parleremo meglio sulla questione tattica, ecco, soprattutto. Sei pronto già a esordire contro la capolista? Ma questo sarà il mister a decidere. Io sì, io non vedo l'ora sia domenica, spero di poter far parte della squadra e di poter iniziare già subito a giocare, perché ho veramente tanta voglia di poter far bene e di poter dare una grossa mano, E magari di poter dimostrare di essere da serie B più che da Lega ecco. Pro. Certo, però adesso non è più quello lì il mio obiettivo, era il mio obiettivo fino a ieri, adesso il mio obiettivo è un altro, è quello di poter far meglio possibile qua fino a giugno, poi quello che sarà dopo giugno ci penseremo. Va bene. Bene.